Buonasera, ben ritrovati al dopo partita, al nostro consueto appuntamento con lo sport del lunedì sera su DTV. Questa sera avremo calcio e basket, in mezzo alcuni grandiosi campioni, ma li presenteremo dopo. Innanzitutto saluto Gigi Ravaglia con noi come sempre per parlare di calcio, e con lui c'è Angelo Dal Pozzo. Bentornato, buonasera, Angelo. Grazie, buonasera. Parliamo di una giornata monca per quello che riguarda la Serie D, ancora qualche gara da recuperare, però intanto si è giocata una giornata. Limonese aveva già giocato questa gara, ha giocato in Coppa sfortunata venerdì scorso. Gigi, partiamo lì. Coppa sfortunata non è una Coppa sfortunata, è una Coppa che si doveva giocare forse in un altro modo, tutto lì, cioè se vuoi vincere devi far giocare la squadra buona, se vuoi rischiare di perderla devi far giocare eventualmente i ragazzini, poi se metti un 2000 in porta che aveva già così lasciato a desiderare in altre situazioni, vedi la partita di Coppa Italia precedente, logicamente rischi, come ha rischiato Limolese, ha sbloccato il risultato con Belcastro, una gran punizione, sembrava fosse fatta, e poi invece niente, loro hanno messo dentro un attaccante buono, Limolese in panca aveva solo dei ragazzini, e in un solo minuto la partita si è cambiata, diciamo che è stato un minuto di follia della retroguardia di Molese, che tutto sommato i due centrali dell'Imola dovevano controllare meglio questo nuovo entrato, diciamo che il ragazzino poteva e doveva fare qualcosa di più, ma non si può anche, diciamo, colpevolizzare un bimbetto del 2000 che ha giocato due partite e poco d'altro. Angelo, quindi il campo d'Arsego va a squadra padovana in semifinale di Coppa Italia, Limonese rimane con il dispiacere di giocare una semifinale che poteva essere alla portata, squadra naturalmente dignitosa il campo d'Arsego. Ma sai, il bello è questo con la Coppa Italia, che quando comincia non interessa a nessuno, no? Poi succede che si gioca di mercoledì, giocano sempre alle seconde linee, i giovani, si va anche, questa è la volte, si, va, si va avanti, sì, si va avanti anche un po' per caso. Poi viene il momento in cui magari se ne comincia a sentire il profumo, e questo era il caso, eravamo arrivati ai quarti, quindi a questo punto valeva la pena provarci, perché non dobbiamo dimenticare che andare in finale regala un 0,25 di punteggio nella griglia dei ripescaggi, a vincerla addirittura 0,50, il che vuol dire che se uno vince i playoff e vince la Coppa Italia è in pole position dopo, no, nei ripescaggi. Quindi ha anche un valore che va oltre il valore del prestigio, no? Stesso. E quello che mi lascia perplesso è l'incoerenza che è stata dimostrata in questa fase, perché è vero che anche il campo d'Arsego ha creato una squadra mista, cioè ha messo metà giocatori titolari e metà riserve, però in panchina ha portato degli uomini che erano i titolari. Infatti ha vinto con uno di questi uomini, che è andato su in due minuti, ha fatto in un minuto e mezzo, ha fatto due gol. Limolese invece ha messo su degli esordienti sostanzialmente. Ora, sinceramente, se si dice che questo obiettivo, questa competizione era diventato un obiettivo, bisogna però coerentemente presentarsi con una squadra all'altezza, a mio parere, con un portiere anche all'altezza, no? Chiaro che non voglio buttare la croce addosso, come ha detto Gigi, a un portiere come Kelly, perché se lo fanno giocare lui gioca, però onestamente era Mastropietro il giocatore, il portiere da far giocare in questa circostanza, perché magari il secondo gol non lo prendevamo. E poi dico un'altra cosa, se interessa un obiettivo, e non è una partita infrasettimanale quella che si è giocata venerdì, ma era una partita che precedeva la successiva di campionato di ben 10 giorni. Quindi a quel punto non c'era mica motivo di far riposare nessuno, non c'era motivo di mandare in tribuna dei Carraro, mandare in tribuna dei Torta, mandare in tribuna Borrelli, mandare in tribuna Crema ha preso 4 giornate di qualifica, poteva benissimo giocare. Allora io dico, ho visto poca coerenza fra quello che si è detto e quello che si è fatto, e sinceramente so anche che non è passata così questa eliminazione. La società ne ha un po' risentito. Cosicché siamo arrivati a un punto in cui, diciamo che negli occhi avevamo la vittoria strepitosa dell'ultimo secondo con la Correggese, e adesso si è infilata questa sconfitta di Coppa Italia che ha guastato un po' le cose, e fortunatamente a rimetterlo un po' in ordine c'è stato il risultato del Rimini ieri. Però onestamente
se ne poteva far volentieri a meno di una sconfitta come quella. No, ma chiarissimo, entrambi i discorsi, dico solo io in aggiunta, valorizzare le coppe nazionali, bisognerebbe valorizzarle con premi più sostanziosi di uno scudettino, di uno 0-5, cioè in Serie D può valere anche una promozione, secondo me, senza passarla via. Ecco, certo, se si vuole valorizzarla, come anche, come anche in Serie A, la Coppa Italia deve dare l'accesso alla Champions League, perché no? All'Europa League in quel caso lì te la dà infatti all'Europa non alla Champions, no, però l'Europa è già perché qualcosa, devi premiare è già qualcosa. Il terzo o il quarto, quest'anno in Italia premi il quarto in Champions e non premi chi vince la Coppa Italia, ci vorrebbe poco e dopo diventa un obiettivo tosto, no? Se dai un premio più importante, vabbè, vediamo però, insieme per chiuderla. Appunto, se io sono un dirigente che conto, gli dico all'allenatore: ci tengo. Gli è stato detto. No, io ho avuto l'impressione che sia stato più il riflesso dopo la gara, la sconfitta, che abbia magari indispettito un po' la dirigenza. Sì. Se io sono il presidente, vado dall'allenatore e poi gli dico: oh, questo è un obiettivo. Come ha fatto il loro presidente, era vicino a me, a un certo punto ha preso sul telefono e ha chiamato l'allenatore in panca e gli ha detto: io questa partita voglio vincerla, ti faccio un mazzo così. A te eri lì a ascoltare questa telefonata. Infatti hanno messo parlava su. Abbastanza forte. Hanno messo su il Liu. Hanno messo su l'attaccante buono e ha fatto subito. È straordinario, questo è uno scoop. Chi ha vinto la partita? L'ha vinto il presidente. Te hai anche l'intervista però. L'intervista del nostro allenatore. Dopo questa gara. Lo vogliamo sentire prima di parlare di campionato, così ci togliamo anche questa intervista. Massimo Gallo. Un minuto di follia. Purtroppo sì, ci dispiace molto perché questa era una bella avventura, è stata una bella avventura e purtroppo non ce l'abbiamo fatta. Peccato perché anche oggi credo abbiamo fatto un buonissimo primo tempo dove potevamo, abbiamo avuto due o tre occasioni da gol clamorose, abbiamo sofferto un po' di più il secondo, però ci abbiamo provato fino alla fine, dopo giustamente come ha detto lei, le partite in un minuto dal niente cambiano e così. Ci dispiace molto perché era una bella occasione per mettere in vetrina, come abbiamo fatto comunque dei giovani e però pazienza. Sbloccati il risultato magari andava gestito in altro modo? Ma sì, in realtà non è che avevamo rischiato chissà cosa, è chiaro che la fatica cominciava a farsi sentire, noi avevamo un po' di ragazzi che un po' che non giocavano e da quella storia abbiamo sofferto, però dopo, come ha detto lei, le partite cambiano in un minuto e ci dispiace, insomma, adesso riposiamo due o tre giorni e poi ripensiamo al campionato. È stata una bella avventura, abbiamo messo in mostra comunque dei giovani credo interessanti, ci dispiace per la società, comunque era un bel traguardo, però pazienza. Campionato, domenica si riposa in attesa appunto dei risultati della concorrenza. Sì, noi col fatto che abbiamo giocato stacchiamo due o tre giorni che ci fa bene, poi quando rientriamo pensiamo a Sansepolcro, poi vedremo come sarà, insomma, adesso recuperiamo due o tre giorni perché ne abbiamo bisogno, poi vedremo. Giudice sportivo è andato giù pesante. Sì, questo mi dispiace perché sono state sicuramente cose esagerate che non giustificano delle squalifiche del genere, però anche lì non possiamo farci niente. Chiaro che magari siamo stati un po' ingenui noi nell'occasione, però delle squalifiche così pesanti non sono secondo me giustificabili. La società farà ricorso. Sì, questo sì, ho sentito, adesso vediamo se riusciamo a recuperare almeno un po' prima Crema e Belcastro, vediamo un po'. Una battuta sperando presto di avere Massimo Gadda qui, ma se ci sbagliamo a mandare il nastro delle tue interviste audio due mesi fa dopo una sconfitta sono le stesse dichiarazioni. Allora, chi mi risponde? È così, cambia Gadda, è la sua filosofia, bisogna prenderlo. È un allenatore monocorde, no? Voglio dire, professionista serio, persona seria, io non posso dire niente. Testateli in piedi ogni tanto. Sì, ma io... Se come Spalletti una volta ogni tanto gli esce una parolaccia. Ma guarda che appena finito di fare questa intervista hai sentito, sì, mi sono inserito ovviamente anch'io perché dopo poi arriva anche la carta stampata. E io la prima cosa che ho detto è che se si voleva vincere una partita come quella non si doveva prima di tutto schierare un portiere così inesperto, e questa cosa ha un po' scosso il tecnico, ma non credo di avergliela detta solo io questa cosa, secondo me gli avranno detta anche i vertici. Però voglio dire, dopo la vittoria con la Coregese, no? Che ha esaltato al punto tale il pubblico e il presidente che è arrivato
nella sala stampa esaltando gli spalatori di Naneve, no? Che avevano liberato il campo, no? Da notare che il calcio è talmente contraddittorio che alla fine del primo tempo tutti ce l'avevano con gli spalatori che non dovevano spalare. Alla fine gli spalatori erano eroici come i giocatori, no? Il presidente è arrivato entusiasta, è arrivato l'allenatore che aveva vinto la partita che... straordinaria alla fine. Tranquillo, come uguale se avessimo pareggiato, se avessimo... vabbè, forse uno così mantiene sempre la calma, non si esalta troppo, no? Non si abbatte troppo, però non ci regala le emozioni che forse noi tutti vorremmo. Ripeto, senza nulla togliere la serietà del personaggio. Gadda è questo, bisogna prenderlo com'è. E quindi preferiamo concentrarci magari su quando sbaglia qualcosa, glielo diciamo e vediamo come reagisce. Insomma, ecco, basta. Intanto la giornata ha previsto diverse gare di recupero, in realtà alcune si devono giocare ancora. Se vogliamo mettere al volo il tabellone di questa giornata che era la 30ª, mentre si devono recuperare Sasso Marconi, Tutto Cuoio, Villa Biagio, Forlì e Vigor Carpaneto Pianese, che si giocheranno il 14, quindi mercoledì. Queste sono state le partite, c'è naturalmente anche Molese Correggese che è stata giocata la settimana scorsa, e spicca fra questi risultati naturalmente il pareggio della capolista Rimini 1-1 nel campo della Colligiana, e mentre continua a vincere meritevolmente il Romagna Centro 1-0 con l'Aquila Montemarchi. In base a questi risultati, con ancora tre recuperi da fare, in particolare Villa Biagio Forlì, vediamo il Rimini a 64 punti, Limolese a 59, entrambe hanno 30 gare fatte, quindi questo è reale, questi 5 punti di differenza. Villa Biagio e Fiorenzuola 52, con il Fiorenzuola che ha pareggiato, Villa Biagio ha una partita in meno ma è a 52, poi il Forlì una partita in meno a 47, molto bene, a 47 anche il Lentigione, e facevo complimenti ai Cesenati che stanno veramente facendo un campionato straordinario, a 46 punti. Giornata che avvicina tutto sommato dalla delusione di Coppa, come dicevi in apertura Gigi, a questo risultato che adesso 5 punti mi sembra di vedere il Napoli con la Juventus. Beh, la settimana scorsa ho detto è entrato un granellino di sabbia nell'ingranaggio del Rimini, ieri forse è entrato il primo sassolino nell'ingranaggio del Rimini, perché il pari della Colligiana è un pari stretto per l'ultima della classifica. Io ho visto il filmato e la Colligiana sì, ha pareggiato su un autogol, però la Colligiana ha sbagliato un calcio di rigore, ha preso un legno e all'ultimo minuto la Colligiana, due contro nessuno, ha sbagliato il gol davanti al portiere del Rimini. Perciò ha avuto la possibilità di fare praticamente il pieno e di vincere la partita. I campi toscani, l'abbiamo sempre detto, sono campi difficili, però è sempre il campo dell'ultima della classe. È sempre una squadra che era in grande difficoltà, che faceva fatica a far gol. Se la Colligiana ha messo in difficoltà la retroguardia del Rimini, che era sempre stata una retroguardia difficile da battere, vuol dire che qualcosa, quantomeno il braccino corto, potrebbe essere arrivato. Noi continuiamo a dire sempre, il campionato può perderlo solo il Rimini, il campionato è in salita per Limolese, però crediamoci. Angelo, ho fatto un riferimento sulla Serie A per comodità, perché ieri la Juve ha fatto il sorpasso, ha una partita in meno da recuperare, quindi da +1 può diventare +4, più che altro anche lo scontro diretto con Napoli. Stessa situazione che si può vedere presto fra Limolese e Rimini. Sì, no, c'è da dire allora questo. Allora, è vero che allora il Rimini ha perso 6 punti nelle ultime 3 partite praticamente, no? Però il Rimini è sempre quella squadra che finora ha perso solo 2 volte, perché continua a non perdere. Noi abbiamo guadagnato punti vincendo 7 su 8 partite, abbiamo vinte 7, se Ferretti non sbagliava quel calcio di rigore con Romagna Centro, ne avremmo vinte 8 su 8. E a 3 punti con adesso, lo scontro diretto da giocare. Ecco, e adesso, sì, certo, e adesso noi, grazie al fatto che Rimini ha perso qualche, perché io penso che Rimini prima o poi una flessione la doveva avere, ed è la prima volta che ce l'ha, se vogliamo considerare la flessione il fatto che abbia pareggiato e non vinto. I punti persi dicono che è in flessione, però non ha perso nessuna partita. Quindi prima di dire che Rimini è in una crisi, vediamo, anche perché domenica prossima giocherà con Lentigione, che è una partita tosta, perché Lentigione è una squadra tosta. Limolese, dal canto suo, dovrà mantenere campo difficilissimo, la barra dritta, perché, l'ho detto domenica scorsa. Si è vinto le ultime 4, mi pare. Di seguito adesso bisogna vincere anche la quinta, perché poi a sto punto la domanda è: ma ci accontentiamo di arrivarci a -5 alla sfida diretta
del 29 marzo, o sarebbe meglio addirittura arrivarci, io direi che già a meno 5 sarebbe buono arrivare a meno 5, perché era l'obiettivo che ci eravamo dati quando eravamo a meno 11, se arrivassimo a meno 5, ci siamo in questo momento, mantenere le distanze sarebbe buono. Poi è chiaro, noi non possiamo fare altro che vincere, e il Rimini deve dimostrare che questa è solo una flessione momentanea, e vedremo, lo vedremo in queste due che mancano. Noi siamo anche abituati al fatto che Limolese delle volte ci ha esaltato e poi ci ha deluso, non dimentichiamo un brutto segnale arrivato dal giudice sportivo, non anche. dimentichiamoci anche questo, sì, c'è un brutto segnale. Adesso io non lo so il motivo, certo che lì abbiamo visto le immagini, lì, cioè sembrano due manatine, sono due reazioni. Uno sanguinava. Faccia preparare le immagini, ce le può rimandare? Se, non so se è stato tagliato dal... Potrebbero anche togliere una giornata a ciascuno, e quindi avremmo Belcastro a Rimini, ma non Crema. Però Crema è importante. Di solito sono sempre due giornate, non sono mai quattro e tre. Due giornate ci potevano stare, l'abbiamo giudicata anche noi una coglionata che non doveva essere fatta. Però, visto e considerato che non ha deciso l'arbitro, perché l'arbitro non aveva visto assolutamente niente, ha deciso il collaboratore di linea, ed è quel collaboratore che me l'hanno ricordato i tifosi molesi, è quel collaboratore che non aveva visto un fallo di reazione del 3 a 3 metri dalla sua postazione, ed è quel collaboratore che non aveva visto, non aveva segnalato un fallo da dietro, sempre del 2 e del 3, che erano già stati ammoniti. Pertanto non vogliamo metterci la cattiveria, ma qualcosa, qualche sospettino ci può essere. 31esima giornata, un po' l'avete già commentata Angelo, vede fra le partite più interessanti naturalmente la trasferta di San Sepolcro per Limolese, la partita del Rimini in casa con il Lentigione. Le altre a questo punto, credo Angelo, potrei anche fare a meno, la tabella è lì in vista, però non credo che Villa Biagio e Fiorenzuola o Forlì e Lentigione possono ritornare nella corsa, perché il Villa Biagio teoricamente è a meno 9 se vince il recupero con il Forlì, è molto lontano. Però non dobbiamo dimenticare che, allora, se guardiamo il calendario, Limolese per esempio di tutte quelle squadre che lottano per un posto nei playoff, ne devi incontrare il Villa Biagio, devi incontrare il Forlì, che sarà l'ultima, e poi ovviamente devi incontrare il Rimini, che quindi il calendario di Limolese non è così agevole, considerato anche che deve andare in casa della Pianese, che è sempre un campo molto ostico. Non è un calendario agevole quello di Limolese, però resto dell'avviso che Limolese è e resta la squadra più forte di questo campionato, con tutti gli effettivi è più forte di tutte le altre squadre, Rimini compreso. L'unica cosa che Limolese non deve sbagliare è l'approccio alle partite. E lo sbaglia spesso l'approccio alle partite, perché anche con la Correggese ha sbagliato l'approccio. Adesso la Correggese, noi abbiamo vinto quella partita lì, roccambolescamente, sì, in maniera esaltante se vogliamo, ma stavamo perdendo 2-0, c'è stato il giallo della palla fuori non restituita, l'espulsione di due giocatori quando dovevano essere gli altri, essere arrabbiati e non Limolese, hanno abboccato delle reazioni, hanno dato delle provocazioni, voglio dire, questa squadra non mi dà delle garanzie. Quindi ci stai dicendo, non mi dà delle garanzie. Ancora io dico, adesso siamo in ben stradati, abbiamo fatto tante vittorie, possiamo vincere anche a San Sepolcro, ma da Limolese ci si può aspettare qualunque cosa. È importante però cavalcare l'entusiasmo, c'è poco da fare, i campionati si vincono quando hai tutte le componenti a favore, quando c'è la stampa che è con te, quando c'è la tifoseria che è con te, quando c'è la squadra che è in salute e quando la metti dentro. Gigi, ma noi cos'è che chiediamo se non di esaltarci? Cosa chiediamo? Noi vogliamo esaltarci, ci siamo esaltati con la Correggese, sì, però ci siamo anche un poco esaltati con la Coppa Italia. Perché è venuto fuori proprio in mezzo fra quella partita e la prossima. Ci fermiamo qui, volevo solo ricordare, visto che è stato detto 29 marzo, sarà un giovedì il turno fra Rimini e Imolese, che prima sarà, di Pasqua sarà alle 15, perché sarà una Pasqua interessante, ecco, per il calcio imolese. Giovedì santo interessante, la Pasqua, la Pasqua sarà interessante, che non sia di passione, viene dopo la Pasqua. Due grandi campioni, grazie ad Angelo Dal Pozzo, due grandi campioni li andiamo a aspettare tra poco, non andate via, perché stiamo parlando di un'altra medaglia d'oro alle Olimpiadi, quella che stiamo ospitando, è una campionessa d'Italia. Sì. Non è poco. A tra poco.
Ed eccoci alla seconda parte, come sempre, dedicata a un altro sport a sorpresa, come abbiamo scelto quest'anno, e sono qui due grandi campioni, un po' li abbiamo accennati senza dare i nomi. Diciamo, prima, uno grandissimo. Spiega tu chi sono. Uno grandissimo. Li riconoscono. Una è una campionessa. Allora, cominciamo da Andrea Olimpionico. Volevo vedere il sì, Pechino 2008, ci ha fatto sognare tutta una notte là, attaccati al televisore. Poi questa volta le prende, poi quel colpo incredibile, ne parliamo. Valentina, quanti titoli italiani? È il decimo titolo. Decimo italiani e due figli? Due figli, sì. Però nessun incidente, come no, riportava no. Un articolo. E poi c'è un fratellino a casa che ha vinto ieri il campionato italiano juniores, sì. Perciò continuiamo a vincere, continuiamo a mettere delle medaglie al collo. Però Andrea, adesso ricordiamo naturalmente medaglia d'oro alle Olimpiadi, ma per arrivare a medaglia d'oro alle Olimpiadi ci sono stati altri titoli, no? Certo, medaglia d'oro alle Olimpiadi è sicuramente il top, la gara che viene ricordata è più importante che ho vinto nella mia carriera. Però prima di quello c'è tutto il percorso giovanile, juniores, nazionale. Prima di arrivare alle Olimpiadi, negli anni precedenti ho fatto due bronzi agli europei, e ho vinto anch'io i miei 11 campionati italiani, uno di Valentina, l'ultimo l'anno scorso nel quale mi sono ritirato, infatti. L'anno scorso ho fatto l'abbandono vincendo l'ultimo titolo italiano, anche se erano 3-4 anni che non partecipavo. Solo che lei già 10 adesso ti raggiunge. Ho ancora 3 anni. Dipende per quanti figli fa così. Ancora. No, facciamole girare le immagini di Andrea, che sono sempre belle mentre parla. Scusa se ti ho interrotto. Quindi sì, comunque 11 titoli, poi vabbè, i giochi vari del Mediterraneo, gli europei, secondo gioco mediterraneo, poi un sacco di altri tornei internazionali. Comunque sì, la notte si parla solo per le Olimpiadi, però in verità noi abbiamo tutto l'anno pieno di impegni. Io avevo, perché ormai non faccio più le gare. Allora, come sono ancora nelle Fiamme Oro, stiamo valutando con appunto i miei dirigenti, il mio caposettore, di aprire un settore giovanile delle Fiamme Oro, magari qui a Imola, con me come allenatore. Però sono ancora progetti che devono essere ancora, diciamo, confermati del tutto. Quindi per adesso sono in attesa di essere impiegato come allenatore. Tanto ringraziamo la polizia che ci ha dato il permesso di ospitarlo, lo vedete che è la felpa della polizia, delle Fiamme Oro, ci hanno autorizzato, perché non è tutto regolare. Siete una famiglia di campioni, come avete fatto? Esiste il gene del campione? Tutto è partito da Massimiliano? Da Massimo si chiama. Non so se è il gene, la passione, cos'è, la famiglia, cosa vi ha portato? Noi eravamo in tanti, che fai? Vai in palestra. Mio padre in palestra faceva la lotta, puoi fare box, puoi fare lotta, no? Mi diceva Andrea prima della trasmissione, la società si occupa di più cose, no? Sì, la società dove appunto adesso è tesserata Valentina, che è l'USIL, dove io mi appoggio quando sono a casa e do anche una mano. Oltre, nasce come società di lotta greco-romana, però si è un po' ampliato negli ultimi anni, altri sport di combattimento, lotta femminile, grappling, che è un altro tipo di lotta con l'obiettivo di finalizzare l'avversario. MMA, che sono queste, diciamo, mixed martial arts, lotte complete, dove si fa sia dalla lotta ai pugni ai calci, esatto. Cioè, e anche, c'è anche un gruppo di kickboxing che è aperto da poco, a livello un po' più magari più dilettantistico. E quindi Valentina si va in palestra, però avete scelto tutti la tradizione. Beh, inizialmente no, perché io ho iniziato tardi a fare la lotta, ho iniziato che avevo già 16-17 anni. Da tardi. Vabbè, però in confronto a chi la fa da bambino, a casa me. Io facevo pallavolo prima, sì. Quindi no, però io mi immagino voi solo da che non arrivava a casa, la rete, sì, quanta lotta facevate a casa fra fratelli? No, vabbè, lotta no, ci si picchiava normalmente come fanno gli altri. Quindi, e chi vinceva, lui? No, ma lui era spesso via con la nazionale, era già a 15 anni vecchio, era via, più vecchio. Il più grande. Il più grande. Però con gli altri? Con gli altri è normale, come tutti i fratelli, si litiga normalmente, poi si gioca, poi si torna a litigare, eccetera. E si fa lotta e si vince. Noi abbiamo vinto. E in palestra sei arrivata tardi, perché allora? No, prima facevo, perché le femmine, allora, la lotta femminile nel 2004 è esordito alle Olimpiadi, quindi prima non era molto praticata, già in Italia è meno praticata rispetto ai maschi, però dal 2004 ci sono state proprio le Olimpiadi. Quindi niente, dopo io facevo pallavolo,
senza ovviamente risultati, perché non è che facevo chissà che cosa. E poi mio padre mi ha detto, dai, vieni in palestra un po' a provare. Le femmine si erano già affacciate anche a livello italiano, quindi poi ho iniziato a provare, mi piaceva, andavo bene, ho continuato. Però sì, avevo già 16-17 anni, quindi l'ho sempre vista, perché ho sempre visto mio fratello lottare, quindi sapevo più o meno cos'era, ecco. E adesso l'obiettivo è raggiungere l'11° titolo italiano. Superarlo. Lo superiamo. Se non fai altri bambini. Se, no, vabbè, con calma. Però c'è il terzo fratello che è il campione, sì, quanti anni ha lui? Noi siamo 5 sì. figli, e mio padre è lottatore, lei giocava a pallavolo perché mia madre era giocatrice di pallavolo, anche abbastanza serie, mi sembra che A2, serie A2 è arrivata, quindi poi ha avuto 5 figli, quindi ha smesso presto. E lei gioca a pallavolo, un'altra sorella gioca a pallavolo, e gli altri, poi lei ha fatto la lotta e gli altri tre fratelli abbiamo fatto tutti la lotta. Uno ormai ha smesso, lavora con mio padre, e il più piccolo è quello che diciamo ancora sta gareggiando a livello, ad alto livello, ha vinto ieri i campionati italiani juniores, adesso è in Ungheria con la nazionale per prepararsi per gli europei, hanno dei tornei fino agli europei, che quest'anno ci saranno gli europei juniores a Roma, a Ostia, che mi sembra che siano tra giugno e luglio. E l'obiettivo quindi per lui è Tokyo 2020? Sì, adesso sicuramente l'obiettivo per lui e per tutti i ragazzi, diciamo, del gruppo dove si allena lui, nella nazionale, è Tokyo 2020, però non è un obiettivo facile. Lui comunque è campione italiano juniores, nella categoria dei senior, è arrivato terzo, quindi deve prima diventare campione italiano senior assoluto e poi magari e poi qualificarsi, che però è ancora più difficile. Se sei juniores, quanti anni ha adesso? Compie 20 anni. Quindi ha tutto il tempo, no? Sì, sì. Ma un cognome come il vostro aiuta oppure eventualmente lo danneggia, perché si aspetta da lui quello che ha fatto il fratello grande? Ecco. Ma aiuta perché comunque nasce una famiglia dove lo sport è visto in una maniera anche professionale, quindi non hai i freni magari dei genitori che hanno paura che facendo lo sport non vai bene a scuola oppure che perdi tempo, quindi a noi c'è una famiglia dove si invoglia a fare sport, in più una famiglia dove quando vai in palestra una mano te la diamo tutti, perché se ti guardo una cosa io, ti guardo una cosa tua sorella, comunque siamo tutti atleti, che per quanto riguarda la tecnica ma anche la preparazione, l'alimentazione, abbiamo studiato, abbiamo campato di quello una vita, quindi siamo tutti stati atleti professionisti. Quindi sicuramente questo punto di vista qui ti aiuta. Poi è chiaro che non è perché sei Minguzzi ti regalano niente, anzi spesso si attendono molto più da te che da altri, e quindi anche se fai un risultato che per qualcun altro potrebbe essere incredibile, per te, beh, tanto è il fratello di Andrea, quindi cosa volevi che facessero? È normale, cioè, così. Un po'. Ti hanno detto anche a te qualche volta il fratello di Andrea? Il fratello. La sorella. No, sì, sì. Anch'io sono stata tanti anni in nazionale, ma quando sono entrata in nazionale ero la sorellina di Andrea. La Minguzzina, mi dicevano sempre. La Minguzzina. Adesso sono grande, il Minguzzino è l'altro piccolo. Quindi. I figli? Sono I miei già pronti? Figli? No, no, i figli sono piccolini, uno ha 3 anni, la piccola invece ne ha uno. Sì, quindi 3 anni presto. I tuoi? Ancora più piccoli. Perché tu fanno proprio il cognome piccoli. Minguzzi, bisogna ricordarlo. Lei no, a parte che si può cambiare, però. Ma no, mio marito si offende, perché mio marito, anche lui, è l'ex campione italiano, ha vinto, che aiuta anche lui in palestra. 4 titoli italiani. Quindi. 4 titoli italiani, sì. Mio marito. Gli fai pesare che ne hai fatti 10, te, no? Certo. Ci mancherebbe. I tuoi quanti anni hanno? Due fra un paio di mesi. E l'altro 3 mesi. Beh, allora è prestissimo. Aspettiamo, cosa dici? Per festeggiare. No, visto che abbiamo un olimpionico, vai, mi lasci. Vai, cioè, non ti ho Pechino, fatto ancora parlare. Quel Pechino 2008. Che soddisfazione. La medaglia al collo, l'inno nazionale, il gradone alto del podio. Ma cosa si sente lassù sopra? Cosa si riesce a ragionare? Fa, oppure. Ma quando. Lo sport, a differenza di un lavoro normale, puoi perdere tutto subito o avere tutto subito, nel senso che tu non crei qualcosa piano piano, che allenamento, però poi il risultato
ti arriva nell'immediato, tu non sei magari pronto per un risultato così, così grande all'improvviso, quindi quando raggiungi un obiettivo così, subito sei un po' spaesato, te ne accorgi col tempo, metabolizzando, all'inizio non riesci a capire che è quello che è successo, non ti accorgi dopo di essere campione olimpico perché sei troppo preso in quello che fai, quindi subito c'è un po' di, almeno dal mio punto di vista, vado un po' spaesato, poi piano piano ho capito quello che è successo. E però quel colpo particolare, perché avevi un avversario tosto davanti, magari, non so, ai punti eravate lì, ve la stavate giocando, come può venire in mente? Siete sotto sforzo? Ai punti vinceva l'altro, vero? Sì. Provo a tirare un colpo così e poi bisogna sperare che vada tutto bene, ecco. Ma sperare... Era preparato, logicamente. Sì, sono abbastanza metodico anche nell'incontro, quindi diciamo che quello lì era uno dei miei colpi. Avevi tenuto segreto, ecco lì. Quasi, però era uno di certo. La lotta a terra è stata, infatti, il colpo è stata una pressione da terra, è una delle mie caratteristiche forti, col quale spesso ho risolto incontri importanti. Quindi diciamo che lo stavo aspettando nella posizione giusta per fregarlo all'ultimo secondo. Poi è chiaro che magari l'ho proprio fatto verso la fine, magari se l'avessi fatto prima sarei stato un po' più tranquillo, però dovevo aspettare l'attimo. Quindi non dico che era calcolato, ma era quello che cercavo di fare. Quindi sì, diciamo che l'incontro è andato come pensavo. Vogliamo ricordare che non ti abbiamo visto nel 2012 alle Olimpiadi, intanto passano ancora le immagini, perché poi ci sono stati una serie di infortuni anche. Sì, purtroppo, però la fortuna è che mi sono arrivati dopo l'Olimpiade, se mi fossero arrivati prima non avrei fatto neanche quelli. Purtroppo dopo questo ottimismo, Pechino, sì. Dopo Pechino ho avuto qualche incidente, mi sono rotto l'estate del 2009 a Pescara in finale ai Giochi Mediterraneo, mi sono rotto il legamento ulnare del gomito e quindi mi sono dovuto operare, 6 mesi e passa fermo, riabilitazione e quant'altro, e verso la fine della riabilitazione, per fortuna, mi sono rotto anche il crociato del ginocchio destro. Quindi tutto ci hai provato, sono stato fermo praticamente fino alle porte della qualificazione olimpica del 2012. Sono ritornato per i mondiali, dove ho sfiorato la qualificazione, sì. Arrivando ottavo, si qualifica nei primi 6, e poi dopo non sono più riuscito a entrare nella forma per prendere la qualificazione. L'abbiamo chiesto anche ai campioni del nuoto, perché la Romagna, perché l'Emilia, così, da tanti campioni appunto anche nella lotta? Cioè, mi ricordo, tanto per dire, un altro olimpionico, Gianni San, che è uno dei vostri fondatori. Sì. Poi ricordiamo uno dei suoi maestri, Vincenzo Maenza, anche Gian Matteo Ranzi, Imola, Faenza, c'è una tradizione proprio. Sì, effettivamente nella lotta greco-romana, la Romagna, Faenza in primis, uno sport che ha un'importante storicità, perché le medaglie vanno veramente dal 1900, sì. Le prime 20, fino al 2008, fino all'ultimo a partecipare alle Olimpiadi della zona, appunto dai Groti Moncini, che ha fatto le Olimpiadi fino al 2016, ha fatto le prime con me nel 2008, 2012-2016, quindi tanto tre Olimpiadi. Sicuramente in Italia, se si parla di lotta greco-romana, si parla della Romagna. L'area buona. Tortellini. Ce l'hanno detto anche i campioni del nuoto, è incredibile. Fabio che Alessia. Stanno attenti al mangiare, stanno attenti a tutto, però si ricorda, è la nostra cucina. Prossimi appuntamenti, Valentina? Sopravvivere ai figli. Che è già una difficoltà. Prossimi appuntamenti, adesso lavoro, quindi tra figli e lavoro, l'appuntamento adesso di quest'anno erano gli assoluti, che sono andati bene. Quindi ci sarà la Coppa dei Campioni a fine anno, che è il primo che vince gli assoluti contro chi vince la Coppa Italia, però poi si passa direttamente a quest'altro anno, insomma. E per te invece, Andrea, il ragionamento con la polizia, con le fiamme? Sempre sopravvivere i figli. Sì, è la stessa cosa, insomma. Sì, e poi adesso vedere appunto
se va in porto il discorso Imola. Sì, quale futuro mi attende se è con, all'interno del, appunto, del mio gruppo sportivo che sono chiamato. E quindi, lì ci tieni però. Eh? Questa cosa qui tu ci tieni? Sì, anche perché saresti a casa. È una vita che faccio la lotta, mi piacerebbe rimanere legato a questo sport. Poi vediamo quali sono le opportunità che si presentano. Grazie a Valentina Minguzzi e ad Andrea Minguzzi, è stato un piacere ospitarli, Gigi. È stato un piacere, sì. Oh, l'ho invitato 300 volte, poi ce l'abbiamo fatta. Trovare il momento giusto, che erano a casa, che erano disponibili, perché si sta bene a casa, no? Beh, per chi ha viaggiato tanto, sembra, come sì, te. Certo. C'erano dei periodi che eri sempre via, fra stage, sì, sì, vabbè, come tutti gli atleti, anche quelli del nuoto, quelli altri, noi siamo stati una vita sbattuti in quella per il mondo, non solo per fare le gare, ma anche per allenarci con gli altri atleti, per appunto confrontarci e prepararci. Quindi è una vita che siamo fuori casa, tra Roma e il resto del mondo. Grazie ancora di averci seguito. E voi di essere stati qui con noi, voi invece state ancora un attimo perché arriva la pallacanestro con la straordinaria vittoria dell'Andrea Costa. Ultima parte del dopo partita dedicata alla pallacanestro, sono con noi Mauro Zappi e David Bell per l'Andrea Costa Imola e Alessandro Salvini come giornalista di Daily Basket e che ci dà il punto di questa straordinaria stagione dell'Andrea Costa, perché straordinaria è, poi vedremo i risultati di classifica. Assolutamente sì, per adesso è una stagione superlativa e probabilmente all'andata contro Verona, e al Palo Olimpia c'è stata l'inversione di tendenza, Imola adesso è una squadra vera e può puntare ai playoff. Finalmente, Mauro, possiamo parlare di qualcos'altro che sia la salvezza, perché la salvezza basta, è già finita. È ufficiale. È ufficialissima. È ufficiale, ma proprio di punti. Ci dicono, noi non ci guardiamo, ma ci dicono che è diventata ufficiale. Super matematica, non può succedere nulla, potete perderle tutte tranquillamente. No, vorremmo provare a vincere tutte e a vedere se possiamo non parlare più solo di salvezza, questo è sicuro. No, a parte gli scherzi, è diventato ufficiale il nostro primo obiettivo, che è quello di agosto, quello che poi è diventato strada facendo, come diceva Alessandro, e probabilmente ha ragione, che la partita di Verona ha rappresentato una svolta. Stavamo dicendo proprio, venendo in macchina con David poco fa, che sembravamo, facendo un parallelo, quasi come un bimbo che stava crescendo e oggi siamo diventati quasi adulti, o perlomeno dei ragazzi quasi maturi, nel senso che è stata palese la differenza della partita anche a livello fisico e di intensità che noi abbiamo giocato all'andata con Verona e quella che abbiamo giocato ieri sera contro la stessa squadra. Quindi questo ci deve fare essere consapevoli di che davanti a noi c'è un obiettivo che è innegabile agli occhi di tutti e dobbiamo giocare 6 partite al massimo per poterlo raggiungere. Mentre fai la domanda in inglese a David, io poi leggerò risultati e classifica. La domanda è: vi aspettavate di raggiungere la salvezza, così chiudiamo il discorso, con 6 giornate di anticipo, guardando, non dico inizio campionato, ma a metà dell'andata? Risultati e classifica, intanto che fa la domanda Enrico, vediamo che Mantova ha perso in casa con Iesi 73-76, Ravenna ha battuto Bologna 83-77, questa... sì, c'ho l'elenco differente ma vanno bene. Roseto ha perso con Trieste 87-91, Treviso ha battuto Ferrara 74-60, vittoria dell'Andrea Costa Imola contro Verona di 20 punti 86-66, Piacenza cade in casa con Udine 55-62, vince anche Bergamo in campo di Montegranaro 85-79 e vince Forlì contro Orzinuovi 96-82. Prima di vedere la classifica sentiamo la risposta di David. Well, yes, I think we've grown up a lot throughout the season. The first round was a learning process for sure, some ups and downs, but now I think we're playing in a good rhythm, a good way, and hopefully we can keep it up through the last 6 games. Sì, è quello che dicevamo poco fa. Lui dice che la prima parte della stagione è stata come un processo di crescita, chiaramente per noi ne avevamo bisogno, l'abbiamo detto 1000 volte anche in questa sede, siamo arrivati a riuscire a giocare con grande ritmo, con grande consapevolezza di quello che possiamo fare e adesso è giusto che guardiamo queste 6 partite. Ma guardando i risultati anche di ieri, 20 punti voi a Verona, ma anche watching la sconfitta the game over yesterday, di Bologna, potete vincere con tutti? We 20 points to Verona,
we lost only by 2 points against 42. We can beat everybody, maybe. It's possible. You know, we've grown up a lot, and I think we're playing really good right now. And when you're in a good rhythm like this, you never know what can happen. We can play probably with the best teams in this league right now. Sicuramente sì, l'abbiamo dimostrato. Dove non abbiamo vinto abbiamo comunque giocato alla pari, a testa alta. Sicuramente giocando col ritmo abbiamo acquisito quella consapevolezza in più di e quella maturità di poter competere con tutti. Vediamo la grafica della classifica che vede una coppia in testa, quella che sta comunque è il calcio, Enrico, va bene, l'avevamo fatta prima ma va bene, vediamo il basket, dicevo la coppia che sta comandando è più o meno sempre quella, Trieste-Bologna a 36, segue un gruppo di 3 squadre, Udine-Treviso e Montegranaro a 30, altro gruppo a 28 che sono Ravenna e Verona, altro gruppo a 26 Ferrara-Iesi e Imola, 24 Mantova, 20 Forlì, 18 Piacenza e poi un po' distanti, ma anche se è in ripresa, Bergamo 10 e da tenere d'occhio perché daranno difficile a tutti, che venderanno cara la pelle fino alla fine, scusate l'imbarbagliamento di parole, sia Roseto che Orzi Nuovi. Chiedo ad Alessandro un commento sulla partita vinta da Andrea Costa, ma poi andiamo a vedere insieme la classifica con gli ospiti. Beh, hanno iniziato con delle percentuali ottime nel primo quarto, 6 su 9 da 3 punti, si vedeva che erano molto in ritmo, hanno iniziato veramente molto, molto tosti. Primo tempo, a mio avviso, è stata una delle migliori Andrea Costa di questa stagione, al pari del primo tempo del Paladozza contro la Fortitudo. Il loro successo è stato soprattutto mantenere quella solidità difensiva per quasi tutti i 40 minuti, e riuscire a giocare in quel modo anche quando Verona dal più 18 era tornata più 5. E c'era il rischio con la sosta della Coppa Italia di fermare quel momento positivo dell'Andrea Costa, c'era quel rischio, no? Quella preoccupazione? Beh, immagino che lo staff tecnico anche con Cavina li ha fatti riposare poco, assolutamente, secondo me il rischio non c'era, bastava vedere anche l'allenatore e lo staff tecnico come erano coinvolti durante la partita ieri, gli urli e il fatto sempre di spronare i ragazzi in ogni momento, in ogni difficoltà. Quindi avete lavorato di più, Mauro, in questi giorni? No, abbiamo lavorato alla stessa maniera. Cerchiamo di mantenere le cose in linea, di non fare eccessi nei momenti magari negativi che ci sono stati, né quelli positivi. Abbiamo usato la settimana di sosta per ricaricare un po' le pile sicuro, ma per dare anche l'ultimo sprint, diciamo, l'ultima caricata a loro che avevano bisogno per le ultime 6-7 partite. Abbiamo passato una settimana serena, recuperato qualche acciacco che c'era, fatto riposare chi ne aveva più bisogno. E ci siamo presentati a Verona con la consapevolezza, soprattutto nella loro testa, ci eravamo detti in settimana, dobbiamo decidere cosa vogliamo fare del nostro futuro. Lo avete deciso? Il primo passo l'abbiamo fatto. State tutti bene in questo momento, Davide, in gran forma fisica, questo è un vantaggio. Everybody feels better, we are in good shape. Oh yes, last week really helped getting up and down and playing a little bit more in practice, so everybody's in a good rhythm right now. Sì, quello che sta dicendo, ci stiamo gestendoci un po' in allenamento, chi ha bisogno magari di vecchiettini, di qualche momento di riposo, ma siamo sicuramente... Sei tra i vecchiettini. You are one of the oldest, you need rest maybe. I can still keep up with the young guys though. Hai bisogno come gli altri due o... You need rest like Maggio and Pat to rest sometimes? Yeah, sometimes, but I prefer to keep playing, I enjoy it. Più il capitano, più... No, dice che sì, avrebbe bisogno, però poi si diverte a stare in campo, quindi... Cerca di starci il più possibile. Come ho detto con Mauro prima, poi ti faccio fare le domande, Alessandro, scusami. No, però. Come ho detto con Mauro, ora è cambiato ufficialmente il vostro obiettivo. Ce la fate a raggiungere il settimo posto, non l'ottavo? We could reach the seventh place. Not the eighth, but the seventh place. Wow. I don't know. We really have to take it one game at a time. You know, if you get ahead of yourself, then it's, you know, you don't want to set yourself up for disappointment. But we have high goals, so I'll just say that we have high goals. Sì, a parte gli scherzi, noi proviamo veramente a ragionare domenica dopo domenica. Anche ieri non abbiamo, a un certo punto ci siamo guardati in faccia, non abbiamo guardato, pensato tanto alla differenza canestri, abbiamo pensato a giocare, punto, a vincerle, a giocare. Abbiamo 6 partite, sappiamo di avere un grande obiettivo davanti che può far diventare una stagione buona, la può far diventare super e memorabile. Però dobbiamo andare avanti domenica per domenica, è ancora lunga.
Mentre Alessandro pensi alla domanda, se non l'hai già pensata, te ne faccio una io, poi la girerei. Ci sarebbero tante, forse non abbiamo tempo. Non abbiamo tempo, però sarebbero tante. Il calendario è relativamente facile. L'ho detto piano perché non mi esatto, io lo direi piano anche perché c'è Mantova ancora, la stessa Bergamo sabato, si è visto ieri che ha vinto e poi ha giocato molto bene anche con la Fortitudo perdendo dopo un overtime giovedì scorso. Di conseguenza di facile probabilmente nel girone est non c'è niente. Non c'è niente. Vuoi farmi una domanda? Ma no, chiedevo a Mauro se ha degli aggiornamenti sulle condizioni di Penna, che ieri in sala stampa è stato detto che ha avuto un piccolo problemino muscolare alla fine. No, un piccolo risentimento, cose da partita, come ha detto Demis, se è seguito già oggi, già in serata ieri, già oggi dallo staff medico, non abbiamo aggiornamenti, ma credo, speriamo, ci auguriamo che sia solamente un piccolo affaticamento da partita, ecco, da sforzo. E poi la mossa di far partire David in panchina nel giro di andata, se è stata presa da Demis o un po' da tutto lo staff? No, perché si sta rivelando comunque una mossa pseudovincente, soprattutto in maniera difensiva. Begin the play from the bench. If only Demis or all the staff take this decision. No, Demis, grazie a Dio, è molto bravo e noi ringraziamo anche in questo, perché lavorare con lui è bello anche per questo. E ci coinvolge in tutto quello che chiaramente accade intorno alla squadra, quindi come tutto, come la preparazione della partita, quello che riguarda loro, quello che riguarda quello che pensiamo sia meglio o peggio per le nostre dinamiche è stata presa di concerto. Poi ovviamente l'idea iniziale e la decisione finale è la sua, ma io e Lorenzo abbiamo ovviamente una piccola parte, una voce in capitolo, e lui pretende giustamente di sapere il nostro parere, quindi abbiamo pensato che in quel momento per le dinamiche della nostra squadra lui non risentisse di partire dalla panchina e magari Gasparin per esempio beneficiasse del fatto di essere sgravato del ruolo di playmaker e potesse fare la guardia, insomma che tutta la squadra ne avesse un beneficio, e mi sembra che sia evidente agli occhi di tutti che la decisione è stata... Lui avrebbe avuto piacere di giocare. Do you like to start from the starting five? Or... It doesn't matter to me. There's been plenty of seasons that I've started from the bench and still played the same way, so I played long enough to know, you know, what needs to be done, and that's more important than whether I start with the starting five or come off the bench. Non importa, non gli è capitato spesso, magari può essere la prima esperienza nella sua carriera che parte dalla panchina, però tutto sommato i minuti li gioca e soprattutto gioca i minuti importanti quando la squadra ha bisogno di lui, quindi non fa una grossa differenza. Io l'ho detto sottovoce, Alessandro, poi ti ridò la parola, sulle ultime gare facili. È vero che c'è questa Bergamo assolutamente antipatica in questo momento, però dopo si va a Piacenza e Mantova è a Ruggi. Se vuoi aspirare a qualche obiettivo, sono sicuramente più facili queste tre che avere Trieste, Bologna o anche solo Ravenna e Forlì. La classifica dice questo. Se come ha detto Alessandro, se si può parlare di cose facili in questo campionato, no, non ci sono. Sempre come prima in macchina dicevamo che gli anni scorsi, probabilmente con questa tipologia di campionato che stiamo facendo e con questi punti, saremmo già stati quasi certi di avere i playoff in tasca, non ci saremmo trovati lì a guardare se forse vinciamo, forse perdiamo, le differenze canestre o meno. Mi sembra che il livello si sia alzato. Di facile credo che onestamente adesso, a parte gli scherzi, ci sia poco. Sicuramente giocare in casa abbiamo capito che è un nostro punto di forza. Parlare di trasferte facili a Bergamo non credo che lo possa essere, perché Bergamo si gioca una parte di salvezza in questa ultima parte di stagione. Le trasferte successive saranno Treviso e Udine. Hai guardato le prime tre. Che si giocano piazzamento finale. Mantova in casa è una squadra che si giocherà ai play-off. Io credo che saranno sei finali davvero, ecco, quindi parlare di facilità o non facilità sia... Esatto. Veramente bisogna stare focalizzati su sabato sera. Anzi, su martedì allenamento e poi su sabato sera. Su domani allenamento. Domani ho una domanda per entrambi. Vai. Una a David, e visto che ha giocato tanti anni anche in Germania, quali sono le differenze tra i vari campionati e se lo vede più o meno competitivo? It's hard to say. I think the style of play is a little bit different. I wouldn't say the competition is higher or lower, but it's a style of play that is played here, a lot of sets, a lot of tactical things. But in Germany, it's a little bit more free, more isolation.
you know, not so many sets. So I think it's just the difference of style of play more than competitiveness. Si fa fatica a dire qual è più competitivo, la grande differenza che lui trova è nel maggior tatticismo, nei maggiori magari giochi di attacco, nelle che ci sono in Italia. In Germania si gioca in maniera un po' più libera, si gioca in maniera un po' più di isolamenti, per esempio per i giocatori, più stile americano, like American style, piuttosto che in Italia, ecco, quindi la differenza principale è questa. Però si mangia meglio in Italia. You eat better in Italy than in Germany. You eat. Oh, I eat much better in Italy. Vai con la seconda domanda. Una domanda invece per Mauro, se vede qualche similitudine, al di là del tipo di gioco, alla stagione dei playoff con Giampiero. Sì, ci ho pensato spesso, vedo diverse similitudini, soprattutto nel gruppo che si è creato, in quello che i ragazzi mettono in campo, nell'interpretazione che riescono a dare, quindi dove finisce il tuo lavoro di allenatore e dove comincia quel qualcosa in più che i giocatori devono dare, e lo danno loro. Tu non gli puoi insegnare niente, non gli puoi spiegare nulla, è qualcosa che sentono loro. Vedo le similitudini del pubblico, è bello vedere il pubblico. Ieri sera dicevamo era una partita da playoff come clima, l'energia che si sentiva proprio appena entrati in campo in riscaldamento. Vedo diverse similitudini, sì. L'unica similitudine che purtroppo non vedo è quello che dicevamo prima: il livello si è alzato, eravamo terzi o quarti e oggi ci dobbiamo combattere per raggiungere i playoff. Però mi sembrano a livello globale di squadra, mi sembrano due stagioni che si possono mettere in parallelo, ecco. Poi sicuramente nel girone ovest ai playoff ci andranno squadre con almeno 4 punti in meno rispetto al girone est. Sì. E probabilmente, Alessandro, vedremo una situazione simile all'anno scorso, con le prime 4 che si giocheranno la massima serie, che saranno di questo girone, 3 su 4 diciamo. Probabilmente sì, anche se la Coppa Italia comunque ha detto qualcosa di diverso rispetto alle altre stagioni, anche perché Tortona, la stessa Tortona, l'unica che è rimasta è stata Ravenna, che è arrivata comunque in finale del girone est. Lo chiediamo a Mauro, è possibile che alla fine le 4 semifinaliste che giocheranno la Serie A saranno 3 di questo girone, solo una dell'altra? O come diceva Alessandro adesso, mentre traducevi a David Bell, la Coppa Italia ci ha dato anche qualche altro spunto? Io credo che qualche spunto l'ha dato, credo che la Coppa Italia sia una manifestazione a parte, un po' a parte, nel senso che anche l'abbiamo giocata noi, se ricordi, noi per esempio uscimmo con Agropoli, Treviso, che era la squadra, era prima in classifica est, uscì con Scafati, che Scafati poi vinse. Coppa Italia è una manifestazione di 3 giorni dove giochi partite singole, dove è molto determinante anche il momento fisico nel quale arrivi alla manifestazione. Il playoff è una cosa un po' diversa, il playoff giochi 5 partite, le differenze si sentono di più, è più difficile, come dicono gli americani, fare l'upset, fare il risultato a sorpresa. È un pochino più facile in partita singola per le motivazioni che dicevo prima, quindi non so dirti il pronostico. Credo che sia vero quello che dicono tutti, che il nostro girone è un po' più competitivo, un po' più fisico, un po' più difficile da affrontare, quindi probabilmente alla fine arriveranno le nostre. Io ho quell'impressione che alla fine 3 su 4 saranno di questo girone, però vedremo quello che accade. Ho scherzato come stile di questa trasmissione sul settimo posto, anche se sappiamo benissimo che per avere qualche soddisfazione bisogna arrivare al sesto posto. We joke about the seventh place, but to have some good thing, we must reach the sixth place, not the seventh. No, anche perché così eviti le prime 2 subito, no? Le prime della classe. You can play against the first or the second of the other league, the other standing. Seriamente però, Mauro, una battuta anche da David, me la giocherete naturalmente fino alla fine. Un 50% glielo mettiamo almeno all'Andrea Costa per entrare nei playoff, no? Ma adesso le percentuali, adesso non è per nascondersi, le percentuali non le so. Lo metti in difficoltà, No, domani l'allenatore... non è questione di difficoltà, però no, vedi, una squadra come Verona arriva ieri, 2 settimane fa era terza, quarta in classifica, e ieri ha perso di 20 con noi, ha perso la differenza canestri ed è risucchiata gioco forza nel gruppo della sesta, settima, ottava, quindi, o nona, quindi paradossalmente potrebbe rischiare anche lei di rimanere fuori dai playoff, ed è Verona. E quindi come si fa a parlare di percentuali per Imola, per Verona, per Mantova, per Iesi, per qualunque squadra che è lì? Ci sono tanti ancora scontri diretti, tanti ce ne sono già stati, ma tanti devono ancora venire, per cui davvero, cioè non è per nascondersi dietro un dito, ma c'è Bergamo, poi c'è Piacenza, poi c'è uno scontro diretto con Mantova,
Cioè, un giorno ci sveglieremo o finiremo la partita la domenica sera e guarderemo quando siamo lì vicini dove la classifica ci porta. Sicuramente noi l'obiettivo non ci vogliamo nascondere, è diventato reale, ne è finito uno, è diventato chiaro. Reale e vogliamo fare chiaro. Tutto quello che possiamo per raggiungere. Chiarissimo, però David, tu la classifica l'hai vista, dai. Lui dice la guarderemo. He told that I don't watch the standing, it's not true. I watch the standing, but you look the standing, you what do you think about the last we can reach really the playoff or not? It's hard to say. It's really hard to say. We're playing at a good pace and a good rhythm right now, and earlier we weren't. So there could be some other team that could play at another great pace coming down to the last game. So it's going to be a battle, I think. I honestly can't say because I don't know what we're up against. All I know is that we're at a good place right now, and hopefully we can take another step and make it happen. Sì, ribadisce un po' quello che ho detto, nel senso è difficile, ci sono altre squadre che possono essere in buon ritmo, devono giocare partite, l'unica cosa che noi possiamo fare è continuare così. Abbiamo trovato la nostra realtà, la nostra dimensione, dobbiamo mantenere questo ritmo e... È sempre un piacere ospitare David Bellin insieme naturalmente a Mauro Zappi, grazie anche ad Alessandro Salvini. Io ho l'impressione, la butto là, che la partita di Bergamo, che è veramente difficile, forse la più difficile che poteva capitare in questo momento, perché è una squadra che si deve salvare, che sta bene, può essere la partita che dà un anche perché è una trasferta, una partita in trasferta bisogna vincerla. Sicuramente se vogliamo trovare un piccolo neo alla nostra stagione, bella, positiva, è che per raggiungere i playoff bisogna vincere in trasferta. Questo non ci nascondiamo neanche in questo, quindi è innegabile che ha tutte le difficoltà del caso, perché Bergamo si deve salvare, però se noi vogliamo fare qualcosa di più grande rispetto a quello che stiamo facendo, dobbiamo mettere due punti anche in trasferta, questo è vero. Dopo, assolutamente. Se ne mettono quattro, perché c'è anche Piacenza, la situazione si chiarisce immediatamente. Grazie di averci seguito, grazie tantissimo, non ha scherzato, anche perché finalmente si può parlare di cose gioiose quando si parla di Andrea Costa, no? È difficile criticare questa squadra, veramente quest'anno è straordinaria, fa veramente divertire, perché poi non basta a volte solo vincere, bisogna anche divertirsi, qui ci si diverte. È quello che dicevo prima, la nostra sensazione è proprio, è bello vedere la gente gioiosa. Dopo glielo dice anche lui quello, sì, quello che è bello. The people have fun to watch us play, we put everything on the court. È bello vedere la gente che, insomma, avere così tanto trasporto al palazzetto, che ti ferma per strada il lunedì mattina per ringraziarti anche di quello che stai facendo, ecco, delle emozioni che dai, quindi è una bella soddisfazione nel nostro lavoro. Diciamo grazie anche a noi, buona serata a tutti, arrivederci.